Ciao ragazzi, allora, oggi vi presento un basso che non è mio, ma che ho preso per un'allieva e ne approfitto per rispondere a una domanda che mi era arrivata un po' di tempo fa, sinceramente, dove mi veniva chiesto quali sono dei modelli di bassi adatti e buoni per chi comincia, per chi si avvicina allo strumento e senza andare nei prodotti veramente scadenti, quindi che si trovano veramente a prezzi incredibili, però lasciando perdere quella gamma di strumenti lì, ho trovato, e tra l'altro ho visto diversi annunci di questo modello di basso, che è uno Squier, e che devo dire con tutta onestà me lo volevo tenere io perché è veramente un bel oggettino, quindi ne approfitto per magari per chi sta cercando un basso comunque versatile, leggero, fatto bene, nulla vieta poi di un domani cambiare l'elettronica, insomma, è comunque uno strumento valido. Io l'ho trovato a 160 euro, sono sincero, e ovviamente sugli Squier, rispetto a un Fender ci sono elementi un po' più economici, appunto l'elettronica, le corde qui non so cosa ci hanno montato, sono azzurre, non l'ho mai vista, però anche la configurazione Precision Jazz, quindi con l'aggiunta di questo pickup, ci dà una varietà di suoni molto, molto vasta. Ecco, pur essendo un basso, diciamo, economico. Ora, nuovo, non lo so, andrà sulle 350-400 euro, ma se ne trova tantissimi usati. Ha un discreto manico, una tastiera in palissandro, classica stile Precision. I tasti non sono affatto male. L'action, io non l'ho nemmeno toccata perché è già perfetta così, poi sentirò domani la signora quando lo riceverà. Era praticamente nuovo e la tastiera è perfetta, ho suonato in tutti i punti, l'elettronica è silenziosissimo. Veramente un basso da tenere come, cioè, per chi magari lo fa di professione, se lo tiene come scorta. Poi che dire, manico l'ho detto, l'elettronica l'ho detto, vi faccio sentire così al volo come suona con le varie configurazioni, come sempre dritto nella scheda audio, senza ampli, senza niente, e fate le vostre valutazioni, poi nel caso vi indico comunque uno Squier Precision. Avrà 3 o 4 anni questo basso qui, non so il modello esatto, comunque è classico colore Fiesta Red si chiama, insomma chi è interessato poi mi scrive, gli do altre informazioni. Vado, suono qualcosa e ci vediamo al prossimo video. Thank you.